Eccoci qua ragazzi, stiamo iniziando questa bellissima live, andiamo velocemente a vedere quali sono le batterie per poi andare subito a sentire gli umori della regata. Abbiamo Rock on Fire, Moro di Napoli, Fabio Caldeo, Luca Koslovic, Nico Gatti, Rafa 90, Ita 2296, Peppe D'Amato, Paolo Scutellaro, Mascalzone 81, Mascalzone Sabino, Lo Sai Già, Eugenio e Stefano Bonatti. Andiamo subito a vedere la Silver con io che per la prima volta sono in Silver. Ciao Luca Santa, benvenuto, vieni oggi a regatare o no? Perché non ti ho visto negli iscritti, ma magari mi sei solamente saltato. Comunque Italo Alberto, Vittorio Barbone, Pau Mare, Pedrito, Tommy Tamblè, Arkencel, Silfea, Sosi, Black Team, Branciamore, Funk, Nardizio, Stespita, 58, andiamo subito a vedere la bronze se mi sono perso, il nostro Luca Santa. Luca Santa c'è in bronze, ragazzi, quindi tra Claudio, Fabio Colella, Ravennello, Alepillo, Squizzi, Luca Tulli, la Sara, Lorenzo, Tico Dirri, Maximilian, Repa Bandrick, che adesso dobbiamo conoscere un po' meglio visto che sono di un gruppo nuovo che sono appena entrati, Carlo Sbacchi, Luca Santa ed Ecita. Andiamo subito a sentire quali sono le guffate del nostro Luca Tulli. Vuole entrare? Sì, sì, se non c'è una voglia no. Non so neanche se lo sanno, la sento da qualche giorno. Comunque su C-Ranks ci sono già i 5 primi di Luca. Ok. Chi è che le silver le passo, vabbè, sono sempre le solite silver 1, 2, 3 sei in diretta, non lo dire a tutto il mondo, ma soprattutto ragazzi io non sapevo quali erano quelle della silver, sapevo solo quelle della gold. Alberto sei in live? Sì. Ciao Luca. Buonasera. Ciao ragazzi. Sei mancato, Luca? Sono tornato. No, finalmente. L'ho già cazziato oggi dopo sì. Pranzo. Ah, è a posto allora. Si apre. Abbiamo Tommy sulla Silver, giusto? Abbiamo la Gold che è aperta. Basta. La bronzo no. No, solo la gold che è aperta. Perché si trattano sempre male. Sì. Bronzo è l'ultimo. La bronzo è aperta ora. Vai. Anche la silver è aperta. Aprite. Luca ti lascia lo start. Oh. Bene. Adesso quando entra Luca Santamaria do il via. Chi c'è? Eccomi. Perché non entro con la silver? Chi mi sa dare la... Io lo so perché Nico ha aperto una regata che si chiama Silver e ha aperto la bronze. Però. Silver. Prevedo Fabio Colella che lotterà per andare in silver, ve lo dico. Perché non mi, perché non mi prende la password? Neanche a me Claudio. Io non entro in silver. Claudio è già entrato. Vado a sentire a Tommy. Ciao Tommy, che password hai messo? Tommy, dimmi. Password? Che password hai messo? Perché devo aprire io? Sì. Chi me l'ha detto? L'ho scritto. L'ho scritto oggi. Va bene, creo io, non preoccuparti. No, basta che lo dico. Il vero uno? Sì, apro io, non preoccuparti. Anche perché io sto facendo l'ultima coppa delle star. Medio o lungo? Medio. Corri Alberto. Un minuto per partire. Motore, media. Silver 1 aperta. Vado a dirla anche sopra. Sabino, te hai già aperto? Ho aperto Silver 1, ragazzi. Arrivo, aspettami. Ale, ma come sei andato in mia assenza? No. Ma la gatta è stata clamorosa, roba da tagliargli la gola. Che ha fatto la gatta? C'è la gatta tipo alle 7 di sera. Ha detto, ma sono ancora in tempo. E Nico gli ha postato tipo excellent, che erano fuori. Mr. Burns.
E lui gli ha scritto: vabbè, posso entrare lo stesso. Sì, è tipo l'ambulanza. Alberto, ti ho visto. È clamoroso che questa barca col timone dietro scoda come se fosse un offshore col timone. Infatti. Che bello. Che GDM. Che GDM. È quello blu con la S, Alfredo. È sempre lo stesso. T'ho visto, Sosi, non hai cambiato nessun colore, sei tristissimo. Ah, l'avete fatto in tre, bellissimo. Pure il, pure il consigliere federale. Ma lui non era d'accordo con una amica. Che figata. Vi voglio bene. Quindi il gioco è venitemi tutti addosso, perché... No, pure col frutto. Però, Alfredo, posso dirti una cosa? Ma pure due. Se pensa che noi abbiamo sprecato 5 gettoni, sì, l'apprezzo, per fare sta minchia. Questo è amore, Alfredo. Sì, 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 no. Se vi interessa il bonifico dei blu, ve li fa Tommy, perché... E Alberto ne ha sprecati 40. Sì, infatti. Che frutto costa? I regali di Natale li ha fatti tutti in blu. Sì. Ho impacchettato colori e simboli, quadrifogli e banane. Esatto. Poi, senti come si diverte lei. Andate a zappare la terra tutti e due in maniera affettuosa, questi barchi di questo colore. Aspetta che vado a chiamare st'altri. Bronze, di seguire Claudio Sabino. Ma qua Sabino. Siamo in 9 sulla Silver, eh? Vado? Sì, Sabino può andare in Silver, chi ti manca? Siamo in 9. Mi sei data la partenza. Chi ti manca in Silver? Lo sai già. Sì. Pedro manca... Ita 58. Ciao Sveva. Arkencel, che aveva detto che non veniva, che non ce la faceva. Nardizio, Romare 70. Paomare, sì. Hai visto Nardizio? Ho detto retrocesso, salta già la prima. Nico, siamo 13. Quando mi dici tu, do il via. È entrato Maximilian. E quindi mancano Sara. Abbiamo detto Franga. Lorenzo 15 Motta. E Lorenzo Motta. Sì. Ma manca anche il Pedro e manca anche Paomare. Vabbè, Pedro si può giocare lo scarto. Oh, bravo Vito che viene qua. C'è un po' di cacciara veramente di là. No, complimenti per la tua promozione, caro Vito. Sì, ho fatto un po' di bonifici in realtà. No, ma per la verità, guarda, sto giro mi sa che sono gli altri che devono fare i bonifici a te, eh. No, dai, t'ho fatto, t'ho fatto un commento l'altra sera, guarda, facevamo tutti il tifo per te. Sì, l'ho sentito, mi sono perfino commosso. No, 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 ma scherzi, sì. Date a Cesare, date a Vito quel che è di Vito. Sì, però poi visto che presto che mi faccio fregare tutta la regata. Vabbè, ma voglio dire, già primo giro, la prossima volta farei pure il secondo giro buono. Sì, devo assimilare alcune cose che ancora non mi vengono. Allora, Paomare è entrato. Dovremmo essere in 14, no? Yes, sir. Pedro, Narizio e Arkencel. Arkencel ha detto che non riusciva a venire perché è incastrato. Ok, Ita 58. Black Team ci sta. E la Sosi ci sta. Che okay, sono quelli che sono venuti da giù dalla Bronze promossi. No, ma Ita 58 chi è? Non lo so chi è Ita 58. Vabbè, ma non c'è. Regata sempre Ita 58. Di... Pugliese, quello che è pugliese, mi sa, sì. O Peppe Gin Tonic. Ma non c'è. Non c'è. Senti, io se vuoi la lista la prendo su Serenk, se non ce l'hai davanti. No, ce l'ho davanti, ce l'ho davanti. Itra Alberto, Pedrito, Tommy Tambleste, Spita 58 che manca, Silfea, Paomare che è appena entrato, Black Team, Arkencel che non c'è. Sono due. Andrea Frank, Ivan Bracciamore, Nardizio che non c'è. So, Pedrito,
Nardizio e Ita 58 al momento che mancano. Esatto, manca con Arkencel. È 4. Sì. Siamo a posto allora. Se... Beh, io direi che possiamo andare, vado a sentire. Aspettate, che sono uscita io per sbaglio, aspettate. Ok. Nico, noi ne mancano 4, mancano Ita 58, Pedro, Nardizio e Arkencel. Vai pure, parti. Aspetta un attimo che arrivi la Sosi e poi andiamo. Sì. Chi si è appena disconnesso? È appena uscito uno. Vedo sicuro. Già la batteria è difficile. Certo, il colore. Non aiuta, vero? No. Ma difatti io sono molto disappointed con Vito che ci aveva detto che veniva verde. Anche Tommy. Non ho i soldi per farla verde questa qua, perché è il secondo profilo sto qua. Troppi bonifici. Troppi, esatto. Sono in deficit. Sì, sì. Silver 1, sì. Sì. Yep. Ma no, non mi fa entrare. Albi, tu stai live già? Sì, sì, siamo già live. Ok. Perché? Cosa volevi dirmi? No, lo chiedo sempre per evitare che poi dopo ti devo far cancellare. Mi sono un po' rotto le balle di doverti chiedere. Sì. Cancella però, eh. Ma credo di questo giro e basta. No, ma io non ormai voglio dire ho dato. Qualche ti possono ammazzare il latte. Sì, ma... Ho sentito il blip di qualcuno. Forse mi sta entrando, forse. In attesa dell'host, mi dice. Hai riavviato tutto? Allora aspetta che esco dalle applicazioni e riavvio. Scusate se vi faccio aspettare. No, ma figurati, questa è la punizione di aver comprato la barca di quel colore, voglio dire. Mi dispiace per te. Simpatico. È che è la prima sera che gioco con l'iPad. Di solito con cosa giochi? Di solito col telefono. Non so come fate. Ci ho provato una volta. A me la prima regata della finale, il mio iPad è impazzito. Ho fatto per 60 come no, ma sono entrata comunque. Bene, posso dare via? Sì. Ma di solito io con l'iPad vecchio, la generazione vecchia, mi si chiude l'applicazione. Che figata. Con questo nuovo, non lo, la barca verde. Prima con la barca rosa andavo. È la chiamata la barca verde, scusa. Ha voluto la bicicletta, Rosa B. È tutta una strategia, così se arrivo ultima do la colpa alla barca verde. Esattamente. Adesso c'è Alfredo che ha il target qua, c'è la banana che deve affondare. No, vado per la mia strada io. E questa persona tanto gentile che devo ringraziare. Andrea Frank. Grazie, chi è questo simpaticone? Silfe. Io. Ehi, posso un attimo. Senti che tensione, senti la concentrazione qua, ragazzi. Guarda, Sosi col verde, guarda dov'è. Eh.
dà la colpa al colore. Andiamo a fondare la Sosi. È appoggiato dietro Alfredo, tranquillo. Guarda come crossa. Ah, potevi forzarla lì, Sosi. No, ma che salto di vento è arrivato. Guarda chi è che gira primo. Guarda chi è che gira primo. Forse. Come forse? Guarda che è passata, guarda, dentro. Tommy. No. Ragazzi, ci vediamo in bronzo. No! Che è successo? Non ho aperto il coso. L'ombrellone. Lala. Freddo. Tommy, che ci fai dietro di me tu? Ma tu che fai del traverso? C'ho problemi con i tasti. E avvisa. Sono passato nella boa e non ha detto una parola. Bronzo, sto arrivando. Io. Siamo in due. È molto più eccitante della passera questa. La barca, naturalmente, parlo. Quando evitare, visto che c'è una live. Eppure una lady, che ci sono io. No, comunque Alfredo qua faremo gli highlight delle perle di Alfredo, direi. Così. Sì, facciamo tipo mai dire gol. Esatto. Ecco quello che ho. Grande Vito. Un genio. Chissà se la farò. Dai, orzo anch'io su Andrea, che così dopo siete tutti belli tre contenti nel trenino. Eccoli qua. Tech. Tac. Grande Vito. Vabbè, è andata all'orzo. Dove va sta barca? L'ho fatta, dai. Almeno una. Siete stanchi dalle regate di ieri voi? Siamo scarsi dalle regate di ieri. No, però Alberto, Albi, fai tu i risultati? Se me li detti al volo li facciamo assieme. Sì. Vai. Black Team. Sosi. Con la barca verde. Sespi. Vittoria. Paomare. Tommy Tamblé. Andrea Fanchi. Ivan Branciamore, Pietro Alberto e Silfea. Di là, mio amico Riccardo è arrivato secondo di là. Ottimo. Bene, infatti. Sì, bravo. Via. A posto? Sì. Ok. Datemi un secondo che apro Silver 2, adesso l'apro con 8 nodi, ragazzi. E adesso un incubo. 8 nodi lunga. 8 nodi lunga. 8 nodi lunga, metto a giocare il Carlino, te lo dico. Grande, faccio giocare Vittorio di Borbone con la lingua. Ma con i laser fra Scudellaro e quell'altro dopo che si distraevano e l'aprivano con 8 nodi. Sì, guarda. Cioè, una cosa. Aperta comunque, ragazzi. Io. Vediamo i risultati degli altri. Vediamo se li già aggiornati. Volentieri, infatti. Allora abbiamo in gold Rocco. Ah, che monotono. Si è ripreso?
Ma mi sembra di aver letto lo sei già secondo, quindi non riesco mica a leggere, ragazzi, è troppo piccolo. Rocco ieri sera, secondo me, era un altro che giocava, eh. Lui stava per stare. Rocco Eugenio Moro di Napoli. Ultimi sono Mascalzone Sabino, Fabio Caldeo, Paolo Scutellaro, Mascalzone 81. Scusa, è Luca? Luca Kozlovic? Sì. Nono. Invece in... starà facendo altri tre tornei contemporaneamente. Sì, esatto. Minimo, perché se ne faceva altri due stava primo. Invece in bronzo abbiamo ovviamente il Movimento 5 Nodi davanti, poi abbiamo Bandrick e Luca Santesquizzi. Senti, gode come un riccio? Lorenzo? Cavolo, io ragazzi, ieri ha regatata la grandissima. Mamma mia, veramente bravo ieri, no? Infatti lo volevo ribattezzare Godo come un Ricci, però non credo. Luca Santa ti dice grande Vito, nella chat. Luca Santa mi ha detto così? Sì. Chi è che manca qua? Paomare, ancora. A Godo come un Ricci ha dato una penalità cattivella, ma perché lui... sullo stacchetto continuava a orgiarmi. Ma perché sta regatando qui? No, dico, l'altra regata, quella del torneo. Ah, ok. Ho dato una penalità un po' cattivella, ma perché sullo stacchetto mi orgiava. Alla fine mi stava passando pure quello dietro, ho dovuto poggiare e gli ho dovuto dare penalità da sotto, quello con la pompata. Cosiddetta zappata. Mi stava passando quello dietro. Chi è che ha detto che la lezione non è finita? Ok, pronti? 3, 2, 1, via. Non ho guardato la linea. Com'è? Nessuno ha guardato la linea. No, è tutta bara, non ti preoccupare, forse meglio in barca. Meglio in barca. Sì, sì. Sì, sembrava vera. Sosima, quale barca però? Non l'hai specificato. Sei una gran signora. Non dai troppi vantaggi. Sembrava vera, sembrava. Convincente proprio. Alberto, dai, ti lascio spassare sotto la... Sì, dopo questa brutta battuta, no, non ti lascio mica, sai. La metto proprio qua. E io ti ho fatto passare. Dai, vai, scorriamo, vai. Vai, vai, tranquillo. Alle regate di Hopkins si fanno... Vai, vai, dai, vai. Dai, prego, prego, prima del signore si dice. Porti! Oh, ma sei scemo che non porti? Chi ti ha insegnato il regatore? Tac! Grande Vito! Partiamo subito in cannone! Zoomata. Cioè, nonostante i 200 gradi di destro, noi che siamo partiti a sinistra siamo ancora più avanti. Secondi, avete già 50 metri di distacco. Non male, no? No. Sì, ma loro mi prendono. Andate, forza, prendetela. Corri, Andre. Siamo simpatici, oggi. Oh, io non ho mai... Vieni, Cush, via! Sì, ma comunque noi siamo ultimi adesso. Sì, infatti, sì, perché ovviamente viene solo destro in questa regata, non viene mai sinistro. Ovviamente Alfredo non vira. Grazie.
Ho detto che non ti venivo all'incrocio. Ma pure incastrato, guarda, mi fa, tocca pure prendere, no, l'ho fatto. Ma tu, siamo impacchettati come in un... Aia, aia, guarda, aia, ecco questo qua. La prendiamo. Cioè, che vira a fare questo un chilometro sotto la ley line? Chi era? Non so come non l'ho ancora presa. Ah. Io sto facendo un vagone di pane e Nutella, mi passeranno in sette. Forse. Ho capito che è Natale, non è dovete accendere l'albero di Natale sulla sinistra. Ecco. C'è il vento di là. Alberto! Chi è questo, scusa? Alberto! Non ero io quello, No, quello verde. Ecco, ero quell'altro verde io. Sono quello con la banana io. Pure la banana ti sei messo. Eh sì, si fanno le cose, si fanno fatte bene, no? Ma scusate, ma da quando la banana porta sfiga? Niente, devo cambiare barca. Lo verde non funziona. Ma avete massacrato? Possino ammazzarne il latte. Ah, la mucca toscana. Oh, Alvaruccio. Che forte, Alfredo. Raga, io sono cresciuto a pane e cartoni animati. Dosi, ricordati di questa bolina, eh. Chi l'ha detto? Tommy, quello avanti a te. Perché? Ok, non ti copro, ho capito. Ma boh, camminiamo ognuno per la propria strada, siamo prima e seconda. Ho fatto passare. Sì, lo so, grazie, grazie. Aspettavo che finisse, aspettavo finissero loro. Là ti facevo una reale Yacht Club Canottieri Savoia. Altra manovra da imparare. Grazie, Alfredo. No, aspettavo che finissero loro due di discutere per ringraziarti. Ho sbagliato a scrivere avvicinati, tranquillo, vai. È bello che in inglese è keep clear, che ovviamente so se tu ci darei, che vuol dire? Mantieni il pulito, clear. Mantieni il pulito se fai la signora delle pulizie, sono d'accordo con te. E se vai in barca, cos'è questo? Non lo so. Cos'è? Mantieni il bordo. Cos'è? Tieniti discosto. Ah, tieniti discosto. No, beh, io non le so queste cose, io non lo so l'inglese, io quando sto a regatare fuori... Ma chi l'ha tradotto sta cosa? I francesi. Stesso significato. Albi, quando vuoi, eh. Sono pronto. Tommy Tambley, non si sa come, è riuscito finalmente a vincere. Perché io poi non l'ho coperto. La Sosi, seconda. Sì, Andrea Funky, il sottoscritto grazie a te. Prego. Pietro Alberto, che ha messo l'ancora galleggiante quasi all'arrivo. Sesto Black Team, settimo Silfea, ottavo Stespi, nono Paomare e decimo Ivan Branciamore, al quale consiglio vivamente di cambiare il colore alla barca. Guarda, la sto cambiando subito perché è pazzesco. Mi dovete fidare di quelle anziane. Che funziona veramente. Tommy, la prima team race che dobbiamo fare ufficiale per ricordi, se metto il quadrifoglio e dico ma davvero devi? Era Paul Kajar che aveva il Jenaker verde in Coppa America. Sì, sì, sì. C'era pure, era lo sponsor di America One. Era. Vero. Datemi un secondo che sto arrivando, eh. Che qua... Non so se possiamo aspettarti. È lui che l'apre. Se no l'apre Tommy. Oggi Tommy si è detto in pausa. In meno pausa. È in vacanza anche Tommy.
Silver 3 aperta. Io. Mi ha detto che non posso accedere perché la regata è... vuol dire che sei cercato di entrare ancora prima che io l'aprissi. Sì, sì. Ma quanti ne abbiamo le regate? 4? Sì. Sì. Più la medal per i primi 10. Sessioni di regata, ma non posso crederci, Ster, che ancora fai queste domande. O 9, 10, 20. Dai, non me lo aspetto da te. Le sessioni di regata dice che non bisogna leggere. Se vuoi, infatti è quello che dice Alfredo, no? Cioè, se vuoi nascondere qualcosa ai regatanti, scrivi le istruzioni di regata alla prima pagina, e poiché quelle particolari sono una pagina stavolta comunque è buono veramente in barca, è buono. Allora Alfredo, io la sì, sì, la barca l'ho messa bianca, eh? Va bene. Serio, Ivan è serio. La barca bianca. Cosa secondo me è la linea? Eh? Cosa dove conviene la linea? Secondo me meglio partire in barca e spararci un destro proprio. C'è un Pedrito, ragazzi, che è entrato. Va bene, allora questa me la festa. Quindi Albi, se posso permettermi, poiché da noi invece esiste il fatto del DNC, DNS, BBB. Alle prime due prove Pedrito becca il numero di partenti più uno. Ok, allora io do il via intanto che siamo qua con Paolo, ok? Vai. Quindi tutti su Pedrito, ragazzi, naturalmente, perché ritardatari. Sì. Se siete d'accordo, eh? Sono assolutamente d'accordo. Perché Pedrito, tu pensi di dargliela la penalità, ma la chiedo la sempre lui. È vero. Cioè, beh, però se gliene dai 2-3 poi vedi, a un certo punto sono 30 secondi, vedi. Sarà pure di ferro, però. Ma tutti avete cambiato il colore della barca, se non mi lascio. Sì, sono ultimo, cioè, capisci? Non sono scaramantico, però porta sfiga esserlo. Perché porta sfiga esserlo, però. No, non siamo scaramantici, ragazzi. I velisti non siamo scaramantici. No. Non diciamo queste cose. Andrea Funk. Oh, perché queste cose? È Pedro questo? Sapevo. Tommy e Pedro, nemici amici qua, eh. Come era del Toby. Chi è che mi ha tagliato la barca in due, mure a sinistra e ne ha mi stava bloccando. Ha fatto una mordata. Ammazza Ivan, che partenza che hai fatto. Sì. È venuta bene, sì. Ogni tanto. Ero bello libero sotto. Guarda Vito, volevo virare io, ma questo è Tommy o è Pedro? Sono io. Scusa. No, è Pedro. Ho fatto la libau su Pedro. Non è quello verde. No, perché vedevo uno verde davanti a me, pensavo. Hulk, hai visto verde. Grazie, non so che questo argentino sarà Black Team. Non so se pensavo con... Non so, Black Team. Malefico. No, no, non ci sei tu vicino a me. No, no, è Tommy quello. Ah, ok, vabbè, mi sembra giusto. E vedi come la prendo giusta, Albi? Due metri più sopra era troppo. Vedo una flotta che sta arrivando a Mach 18. Mamma mia. Non so. No! Porca puttana.
L'ho presa io. Sapevo. Alfredo mi ha fatto tappo, Alfredo. Lo so, ma pensavo che non mi facevi passare, quindi... Trappola, Alfredo, mi hai fatto. Volevi farmi vedere come si fa, praticamente. Quanto volevi andare lì sopra prima di prendertelo o darla? Hai visto che roba? No, pensavo veramente volasse via, invece no. Alfredo. Mi tolgo. Sì. Mi stai coprendo ancora di più. Attento, Vito. Sì. Basti, sono andati a farsi benedire. Ma arriverà sto sinistro o no? No, non arriva. Guarda Tommy, che costanza ho. Buono. Ma anche la connessione è costante. Il posto dell'amico tuo, prendi il posto dell'amico tuo, là. Beh, faccio le vecino. Sentivate la mancanza. No, fai la tua regata tranquillo. No, ma gli altri porto fortuna io sempre. Ah, va bene. Cioè, gli altri tranne che me? No, dai. Ti ho fatto ti ricordi l'altro giorno eravamo in batteria insieme? Con Fuji. Ti ricordi Fugivia. 2 anni fa che ti ho fatto passare? Che ti ho portato anche una birra quella volta. Ma i tasti proprio... Bye bye. C'è un falco qua dietro, appollaiato. Ma un se condo, sei a... Vai a 60 metri, Tommy. Ma questo copre di più, Ma guarda. C'ha delle line praticamente che sei quasi in boa. Guarda, ci provo, ma tanto è inutile. Ma non ci prova, va tranquillo. No, ma è... Pedrito. Dai, vai Vito. Piccia duro, Vito. Vediamo come va a finire sta roba. Come va a finire? Che lo affondi, no? Dai, forza. Attento, pronti alla strambata, una bella rollata come Dio comanda. Prima devo farlo. Sì. Senza ombra di dubbio, sì. Ufficialmente ultimo. Ah, sono beccato. Com'è che c'era Sosi prima? Basta, mi metto il rosso. Pronto quando vuoi, Albi. Tommy, Stespi, Silfea, Alberto. Alberto, Pedrito, Black Team. Aspetta, Pedrito, me lo sono perso, ok. Pedrito quinto, Black Team sesto, Sosi settima, Andrea Funk 8, Paomare 9, Alfredo 10 e 11 Iva Brancio More. Niente, non era il colore della barca allora. Allora abbiamo Tommy, Sosi, Black Team, Stespia, Andrea Funk, Alfredo e io a 18. Sarà interessante. Andiamo a vedere anche gli altri da intanto. Ma praticamente ne retrocede solo uno. Sì. Perché c'è... Sì, di quelli che giocano, sì. E direi che al momento Pedro non... Come fa? Allora, i partenti più uno, giusto? Sì, devi dare 11 e 11 alle altre due, perché eravamo in 10. 11, 11, 22, 5, 20, 27, ma com'è che è davanti a Ivan? Ha fatto un quinto. Intanto... No, Ivan, ora giochiamo tutti su Pedrito, tranquillo. Se non me li interessa un pochetto. Mi no? Sembra un po' difficile. No, noi ci proviamo. Andiamo a Porto Cervo. Grazie. E anche Silver 4 è aperta. Bottono di lunga. Sì. È corta con 25 nodi.
Hanno cambiato il posto a voi? Perché Porto Cervo sono più bravi, ragazzi. Decisamente. In Italia è un'altra classe. Ok, pronti? Attenti. Via. No, che balle la linea dritta, no. La linea è quasi dritta. Volevi provare la partenza Carogna? Alberto? Sarà ubriaco il race officer probabilmente di Virtual Regata. Non ha mai messo una linea dritta in vita sua. Sarà ubriaco. Ma vedi, ora scarroccia. Che pin. E ci abbiamo già la S, vai. Chi è che è chi stato è laggato? Io. Cos'era una mossa di circo? Una mossa di karate, quella lì era. Hai visto? Beh, siamo partiti tutti verdi. E poi alla fine nessuno è. E non è rimase nessuno. Chi è che si è suicidato? Io. Cambiate idea. Alberto. Ciao. Maledetti tasti di merda. Non so come. Io non ce l'abbia ancora la penalità, eh. Non lo so. E mi sono arrabbiato. Perché questa barca è mezza barca. Sì, 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 ma anche lateralmente. Anche lateralmente. Lateralmente un po' di meno, però comunque. No, no, lascia stare. Alberto era tutto di me. Sì, esatto. Era una situazione incestuosa, mettiamola così. Sì, sì, sì. Ecco, con meno entusiasmo, però. Allora, qua abbiamo Pedro in prima posizione, che è qui con Tommy che fa una bellissima slam dunk su Silfea. Solo perché sapevo che la mezza poppa mi salvava. Se no l'avrei preso quel Jay. E qui può entrare quasi fino alla tuga. Ma Pedro, costo destro, secondo te è cross? Cross, cross, veramente avanti. Non so, sai, anche su di te secondo me non cross. Tanto io non posso virare. Io ho Alberto davanti. E quello con la stella non vira. Ben fatto, ti ho scritto. Amore mio, tanto che devo fare. Abbandonato. È uscito. È uscito. Muoio. Senti come si diverte. Comunque non è il verde che mi porta sfiga a me, secondo me. È Pedrito. Il buon Pedro. Guarda la Sosi che entra in seconda, Stefano cerca di dargliela e niente. No, no, sto cercando di dare la boa. Sì, sì, ti ho visto che cercate di darmela, ma non fa niente. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, dai. Sosi, prendo la boa. Guardai. Tiravo troppo presto. L'Alberto che conosco questo, eh. Sì, ma devo imbrocare regata ultima giusto per cercare di arrivare a una medal in una posizione un po' decente. E poi ma scusa tu... Vito, se io ti voglio vedere in gold, cioè, oh, capisci? Ma... ma scherzi, ma sai le mazzate che prendo? Mamma mia, che disastro, io. Guarda come mi sono incastrato qua. No, ma i tasti proprio zero, non riesco più a fare né alzare né appoggiare. Un disastro. Are you guys training for the Nations League? No, we are just having the Italian ranking league. Italian ranking list. Winter. Mamma mia, roba che prendevo la boa.
Posso neanche fare le classifiche. Che se non vedono la regata. Comunque Stefano bene in seconda, la Sosa in terza, Paolo sta facendo il regatone, Vito è sempre lì lì. Attacchi là dietro come all'arma bianca proprio. Dai Paolo. No, chi è questo? Il cioè stavo lì incastrato. Ma che stavi incastrato? Dai un po' di buon san agonismo, Tommy. Guardate un affanco. Questo voi exanagonismo. Chi è? Tanto lo devo scartare. Abbiamo detto non scarti oggi. Quarto, sto scherzando ovviamente. Quarto Palmare, quinto Black Team, che è una costanza. Poi abbiamo sesto Silfea. Che disastro, mamma mia. Io sono andato a Silfea. Settimo Alfredo. Chi mi dice gli ottavo, nono, decimo? Lo dico io. Ivan Branciamore 8, Tommy Tempo 9, Andrea Funk 10, Pedrito 11. Tecnicamente Pedrito è 12, 12. No? Esattamente. Allora, ovviamente chi non va in medal è Pedrito. Beh, ovviamente chi non va in medal è Pedrito per un punto. Abbiamo in questo momento Stespi, la Sosi e Tommy in, nelle prime tre posizioni, 7-7-8. Poi ci sono io con 10, Vito con 12, Alfredo con 15, Silfea con 16, Andrea Funk con 18, Paomare con 18, Ivan Branciomare con 26. Adesso è il punto da dire. In qualsiasi modo vada la medal, è stata bella questa regata un po'. Decide tutta la medal praticamente. Sì. Cambia il colore della barca. No. Non mi hai visto. Senti, come funziona mo? Ci guardiamo la medal della, sì, della bronze. Sì, sì. Adesso vado su da Nico a sentire. Eh sì, 2, 2, 3. Ragazzi, come siamo qua con le medal? Tre regate sopra, ma può essere coglione. Ah, che Rafa 90 uguale. Un minimo angolo. Nico. Ciao Nico. Ciao, sto prendo la medal della bronzo. Ottimo. Quindi abbiamo movimento, abbiamo Carlo in primo, secondo Lorenzo Sorrenti, terzo Luca Santa, quarto Bandrick, grande Bandrick. Chi è Bandrick? È il nuovo, è l'amico di Vito che è appena entrato, ha fatto la sua prima prova oggi. Bravo. Medal, medal bronzo aperta. Qual è la prossima? Si può sapere? Medal bronze. La bronze medal. Bronze medal. Non ti vogliono far entrare, eh? Ma Nico, me la apri tu la silver? Certo. Nico, ma la password è bronze medal o medal bronze? Provate il medal bronze. È medal bronze. Devi scriverlo però. Scrivilo, Nico, sì, per sì. Prima vedete se è giusta. Sì, sì, è giusto, è giusto. È medal bronze. È andata sbagliata prima, hai visto? Prima non me la voleva dare. Non ti vogliono dentro, ti temono. Ti temono, sono quinto. Perché c'è l'amico che è quarto, cosa, ho capito, eh? Chi è l'amico? Sei tu, Luca. Io sono terzo, non sono quarto. Ok. E Riccardo, com'è venuto? Tutto un gioco, Vito! Vito, ciao. Sei tornato, eh? Noi stavamo facendo Vito. Tutto il tipo per te, te ne sei andato. Bravo, ci si comporta così? Ma sono andato di là, no? Perché così ci mandavamo. Do lo start, ragazzi. Ottimo. Vito, bonifico per scusarti. Alfredo, stai vedendo la regata? Sì, sto sulla linea in attesa di vederla. Ho capito che tra tre minuti comunque andiamo pure noi in medal. Bronze medal. Ma non so perché stavo guardando la linea, ma mi da me. Sì. In mezzo della regata. Perché? Perché ovviamente. Perché GDM. Allora, manca un minuto. Non la volevo vedere. Ti riprovo.
Abbiamo Claudio, questo qui ricordiamo è la bronze, i primi quattro andranno su in silver. Sarà intenso questo qui, perché c'è aria a sinistra, c'è vento che arriva da sinistra, linea alta a sinistra, quindi molti cerchi hanno la partenza in pin, secondo 20 me. Secondi, 20 secondi alla partenza. 15 secondi, movimento 5 nodi che sta là sotto. Sì. Nessuno fa le partenze rock and roll, vedo che non c'è più la sinistrone, se non dico le partenze in pin sparato a palla e viri. Ok, Lorenzo Sorrenti si è beccato subito penalità. No, però. Anche movimento 5 nodi, tutto Luca Santa ha fatto strage qua. Ok. Ma Luca Santa ha appoggiato sul movimento 5 nodi. La cosa fantastico. Luca Santa finalmente ha capito che doveva cambiare il colore della barca, è un sì. Buon segno. Comunque Santa cross qua su Bandrick è passato, voglio dire, anche perché salto a sinistra del vento, Cita sta davanti, è un po' basso, se il vento resta così Santa dovrebbe guadagnare abbastanza. Sì. Gli danno ancora la pari, Fabio Colella vedo dietro in terza posizione che sta qua. Non è molto, che dice Albi, non è molto affettato dai rifiuti di Santa. No, perché, no, no. Secondo me se quello che tenere quella prua. Secondo me soffre di più dai Città, sai. Sì, anche perché mo il vento è tornato verso destra, quindi butta la prua giù, quindi si troverà dietro Città. Però copre anche su Squizzi, che è un ritorno piacevole. Sì. Sì, è un po' che non lo vedevamo. Lorenzo Sorrenti non ci sta, entra di cattiveria su Maximilian. Sì. Incrocio Eccita Santa Maria con Santa che passa dietro di una lunghezza abbondante. Beh, me ne vado in bocca. Guarda che il trenino che arriva lì, mura a sinistra. Sì. Santa è stato più veloce a virare, deve stare attento Elio qui. Dovrebbe virare tranquillo, senza problemi, però meglio non dire niente. Quindi abbiamo Eccita, Luca Santa, Lorenzo Sorrenti, poi abbiamo Movimento 5, Nodi e Squizzi. Ti ricordi come si chiama Squizzi? Okay. È un secolo che non lo vedo. Ha una bella barca. Sì. Difatti ha preso penalità. Quando hai detto una bella barca, tung, sei gatto di cattiveria. E niente. Vedi come vola Nando. 15-8. Quindi abbiamo Elio in prima posizione, Luca in seconda, terzo Lorenzo, quarto combattimento fra Carlo e Fabio. Poi abbiamo Max e Claudio. Dove stai guardando, Alberto? La vostra... la bronze. Ah. Ok, vediamo qua, andiamo Lorenzo con... Lorenzo è entrato qua. È vicino, potrà insidiare Elio per tutta la prova, però ha una virata in più che dovrà fare rispetto a Elio, sì. Invece Elio qua fa... Luca Santa, guarda come arriva di gran carriera. Bella la battaglia fra Lorenzo e Luca. Riuscirà Santa qua sul movimento 5 nodi? Sì, perché stava un pelo impiccato sulla boa, quindi dovrà fare uno shoot. Vediamo questa poppa. Queste barche vanno molto profonde, sono velocissime in questo genere, per cui è difficile riuscire a recuperare, a meno che non stai molto vicino, perché si dice che copri da Riccardo. Cosa fa? Riccardo e Bandrick. Sì. Ok. Io vedo in regata anche Alfredo sì, ecco, ma... col gommone, segna anche i gommoni allora. Sì, adesso sì. Non lo stiamo a vedere. Ma guarda che bello il duello per la seconda posizione, con movimento 5 nodi che inizia a coprire Luca Santa, mentre si libera così Lorenzo Sorrenti. E vediamo lo split. Carlo va dove c'è più vento, Luca Santa cerca una posizione più pulita, sono all'incrocio. Sono molto vicini, evidentemente Luca Santa qua si trova in difficoltà. Non saprei dirti chi è passato per prima.
Lo guardiamo nei risultati. Santa sì. Terzo, stesso tempo con Movimento 5-9. Santa Terzo, quindi Fabio sì, Carlo quarto, Fabio quinto. Vediamo l'arrivo per il sesto. Anche qui una mega flotta con Squizzi davanti a tutti. Poi c'è Riccardo, Nando, Claudio e chiude Maximilian in decima posizione. Se entrate, io darei lo start alla Silver. No, no, scusami. Stavamo vedendo cosa ha fatto il numeroni Luca Santa, che è riuscito a comunque. Ma è Silver Medal? L'ho scritto sul codo, non me lo ricordo. No. Medal Silver, no. Medal Silver. Medal Silver, l'ho cambiato. Medal Silver? Sì. Ci fa sempre gli scherzi, Nico. Sì. Ci mette sempre alla prova. Ma guarda, io tiro su anche la chat qua, che così se volete scrivere, voi che state ascoltando la live, vediamo il tifo da stadio qua per la Sosi, che è l'unica che non è dentro. Sosi e basta. Fai Sosi, si fa il tifo da sola. Guarda che viene fuori il tuo nome. Rosalba Giordano scrive vai Sosi. L'autotifo. Si fa l'autotifo, si fa. Com'è la linea Sosi? Non sono entrata ancora. Sì, perché scrive fai Sosi sulla chat. Noi non giudichiamo. No, eccola là, è tornata con il rosa. Anche regata prima. Fatto con rosa. Sì. Vi do lo start, ragazzi. Grazie. Secondo me la linea. Non lo so. La linea dopo queste feste di Natale ce la possiamo dimenticare. Anche lo scarto, abbiamo scartato tanti regali. Mi sembra giusto. sarà l'orario? Ci siamo Groucho marxizzati? Un pochettino, sì. Sono l'unica rosa. Ma quella ragazza... come si chiama? Ginevra. No. Spero. Quella con la V. Vai Leda, vai Neda, vai... Vaiana, Vaiana. Mm. È brava. Perché non fa le altre? Prova a contattarla tu. Che mica, chi la conosce? Dai Alberto, poggia un po', che l'ho visto che c'era lo spazio. Bravo. Vai. Ah, scusa. Vai tranquillo, io parto in pin qua, che ho capito. La malparata. Come sei cavaliere. Porca miseria. Alfredo, che sei partito col motore? Chi è? Alfredo. No, sono partito, ho appoggiato, ho buttato la bauda, ho buttato la prua giù. Ma è già arrivato il destro, com'è che è arrivato tutto sto destro qua già? No, ho fatto un bonifico là in alto. A Eolo. Sì, ha fatto anche a Pisola, a Mammolo qua. Sì, ma tanto Iva c'ha già 82 metri da me. Chiedo rimborso qua. FS. Ci scusiamo per il disagio. Pertanto 72 minuti di ritardo. Oggi ti amo. Grazie Tommy. Ma sei solo a un punto da me della classifica. E io? Scusa. Che sono 8 posizioni sotto. Oh, adesso mi diverto io. Vai, vai. Vito. Dai. Dimmi. Viriamo. Dai. Viriamo. Dai. Allora, proprio perché non lo dici te, ma pensa che penalità che mi prendo adesso. Sì, infatti. Tu, mi passerà tutta la flotta sopra. Ma non l'ho neanche presa. Volevo testare la poppa della parte. Infatti.
Me l'avrei data a te, Sosi, credo. No, sono stato io. Scusami. Oh. Sì, se no non entravo in po'. Mi spiace. Mi sento tanto un pane di Nutella addosso. Mannaggia. Vai, Andrea, scappiamo. Qua sono matico. Che qua mi pigliano. Ah, è riuscito a strambarmi addosso, non ho parole. Vito ha bisogno del mental coach qua, ragazzi. Sì, del mental coach. Ogni volta la Silver me la gioco così, va dai, per cortesia. Non reggo l'emotività. Colpa della Sosi comunque. Assolutamente. Eh sì, mi ha fatto virare là. Mi è piaciuto, Andrea, il fatto di andiamo via veloci, non ci litighiamo. Non... Andrea, sei in chat qua o no? Evidentemente no. Qua ragazzi, io mi sento l'alito di Alfredo qua. No, ma sì, tu non hai visto io che cosa devo fare adesso. Io sono il controvento. Boh. La miseria, guarda che roba. Ma com'è possibile che quello è passato? Senza... Vai Vito, vai Vito! Dove vado? Non ho... Non tengo l'emotività. Guarda che roba. È rimasto ancora il tuo messaggio, Sosi. Non ha scritto nessuno. E ha portato sfiga sto messaggio. Visto un pochettino, ultima. Un pochettino. Allora, uno, Andrea Funk. 2 Alberto, 3 me, Vittoria Alfredo. Di Borbone. Buono. 4 Tommy. Quinto Espi. Sesto Silfea. Settimo Sosi. Ottavo Paomare. Nono Ivan Branciamore. No, Vito decimo. Vito decimo e undicesimo Sombrero. Guarda, per 0-1. Sì. Regata aggiornata e passano. Non ve lo dico, vi andate a vedere i risultati. Perché adesso vado a vedere la zampata finale. No, per un punto, porca sola. Che sola. Lasciamo stare, guarda. E la Sosi che era seconda, scusami. Vabbè, perché io volevo rimanere in silico. Vabbè, però se lo merita, Andrea ha vinto la medaglia, sì. Quindi tanto di cappello. Sì. Vabbè, sì, sarò ancora argentato anche la prossima settimana. Con me. Va bene, mi metterò la barca. E con Vito anche, dai che c'è anche Vito. Ah, non retrocedo io questa volta. Perché dovresti retrocedere? Non riesco a vedere le classifiche. È chiuso ottavo. Sei lontanissimo dalla retrocessione. Insomma, dai. No, perché è stato perché è stato promosso dalla bronzo, per quel che è. Lui è stato promosso dalla bronzo oggi e sì, magari aveva paura di essere retrocesso, invece no, adesso tu sei silver e rimani silver. Assolutamente. Dice, inizia a chiamare Luca Tulli e di che si occupi lui dei bonifici ormai. È finita sta storia che ti guarda dall'alto in basso, fai i bonifici qua. È finito il conto corrente là. Più che altro. Fai i bonifici qua, fai i bonifici là. Sì. Andiamo a Audio Cacciara a dire cosa dici. Sì, dai, andiamo. Sì. Lo sentiamo di là. Alla fine. Grande Luca Santa. Grazie ragazzi. Si passa. Vito ce l'hai fatta credere fino alla fine, ma il fatto che non sei stato in audio alla fine ha pagato, hai visto? Visto, sono arrivato ultimo alla medal, come al solito. Tanto devo cambiare, lo fai apposta ogni volta. Io al contrario, ho fatto primo alla medal e ultimo in quattro prove. Sì, io ero lì che dicevo, Andrea, non stiamo a darci fastidio, Andrea, non stiamo a darti fastidio, non è la stessa chat.
Ho fatto, io l'ho detto lo stesso qui in audio, l'ho detto testimoni, Alberto non rompere le palle. Vinto, la prossima siamo insieme però, dai, almeno allora. Comunque ragazzi, sì, lo sai già, ha già messo più Jay mentre partiva, eh. Ma chi è che retrocede dalla Gold, ragazzi? Nico, Fabio Caldeo, che ho pronosticato tra i vincitori. Complimenti, Luca. Beh, 35 ciao, secondi comunque, ciao, caro Luca, Sodi, buonasera. È stata una brutta persona. Ciao Alfredo. Team. Ciao ragazzi. Team. Ah, sì. Mi sono messo sul canale sbagliato. Sì, Vito, andiamo, Alfredo, andiamo tutti da un altro. Ciao Alfredo. Ciao. Ciao Alfredo. Ciao ragazzi. Eccoci qua, mancano 14 secondi alla partenza. Io mi sono preso Alfredo. Eccolo qua, ciao Alfredo. Hola, hola Albi. Allora, manca 5 secondi. E sarà tosta qua, Medal Gold. Abbiamo una bella partenza sulla sinistra di Rock on Fire. Penalità per lo sai già, penalità per Eugenio. Rock on Fire qua incastrato con Peppe D'Amato. Vit, Luca invece tutto sulla destra del campo, anche se c'è un fortissimo sinistro. Io non lo vedo fortissimo, però comunque è sicuramente, anche se piano piano sta tornando, ma sta ruotando di nuovo. Però secondo me dove stanno loro hanno ancora sinistro. Più avanti dovrebbero iniziare a vedere un po' più destra. Secondo me chi sta più a destra, secondo me non sotto però all'estrema destra, più centrocampo destra, infatti vedi che mette la prua alta, il Marcello 22,96. Qui invece Kozlovic lo stesso, secondo me questi sono quelli da guardare in questo, sì, momento come angoli. Bonatti sempre che è molto solido, è un altro di quelli da seguire. Ragazzi, sì, questi che stanno a sinistra, Albi, confermami se sei d'accordo, stanno un pochino più dietro. Sì, sono rimasti incastrati con questo salto a destra. E invece l'esclusione qua di Paolo Scutellaro, vuoi mettere un commento? No, credo che abbia pagato lo stress di ieri sera, ha dato tutto quello che aveva nella regata di casa, quindi credo che si sia anche un po' rilassato. Cioè, il suo amico di sempre sta settimo, lo sai già, quindi vediamo un po' che succede. Comunque, qua di Bolina, caro Alberto, io il gommone ci sono già arrivato. Siamo qua tutti. Sì, Luca, Kozlovic, Bonatti sta per virare e aprirà in due probabilmente Marcello. Marcello gli passa dietro giustamente. Quindi... Moro di Napoli sta diventando sempre, sì, più una certezza. Con penalità, sì, sì, per Peppe D'Amato e Rock on Fire, quindi qua Mascalzone, Mascalzino anzi oggi. Sì, oggi Mascalzino. Riuscirà a recuperare così la quinta posizione. C'è un po' di pane e Nutella fatto da, lo sai già, su Rocco? E Giampiero guadagna la sesta. Deve stare attento perché fare il pane e Nutella Rock on Fire è pericoloso. È molto perché pericoloso. Ci rimani con i denti nel pane. Comunque, giriamo il cancello di poppa. E... Che strana tattica, sì, vedi, un po' sulla destra, un po' sulla sinistra, non, sì, non c'è un lato veramente predominante, no, e questa scelta di campo, questo campo così, vi dimostra esattamente questo. Sì, secondo me è da stare a centro, voglio dire, è un rischio prendere i due estremi. E adesso comunque, un filino più a destra, col destro, sì, che arriva, potrebbe aiutare. Comunque Kozlovic ha slammato slam dunk su Marcello, probabilmente slammerà anche Bonatti, assolutamente sicuro. Invece no, se ne va fino alla ley line, la fa comoda. Lascia che Marcello e Stefano, sì, si massacrino. Sì, anche perché quella virata che fa la va poggiata subito sulla boa, quindi guadagna ancora di più. Stefano Bonatti qua ha dovuto fare uno shoot, quindi salire un po' oltre la bollina stretta. Un rebecchino. Una poppa. Uno strapuntino. Uno shoot mark. Uno shoot mark? Non lo sapevo come si dice shoot in inglese. Shoot mark. Ah. È come sparare. È il nostro, sì, bretone. Beh, comunque la poppa è bella, secondo me. Perché sì, Bonatti e Marcello, in maniera educata sempre, ma se le stanno iniziando... Non se le mandano a dire, come suol dirsi. Infatti Bonatti chiude strambo a morire a dritta ora per chiudere la porta a Marcello. Marcello ancora lì tranquillo, non va all'attacco, si accontenta del terzo.
Non lo so perché i risultati non li ho visti, è una cosa che mi piace, la mia abitudine non li guardo mai, quindi comunque primo, secondo e terzo, primo Luca Kozlovic, sorpresa sorpresa, secondo Stefano Bonatti, terzo Marcello Brioschi, quarto il Moro di Napoli, quinti Mascalzino, sesto Rocconfà, lo sai già, Peppe D'Amato, Mascalzone 81 e Eugenio. Andiamo a vedere i risultati al volo. Allora abbiamo che prima avevamo Rock on Fire che ha fatto 1-1-1 DNC, giusto per dirtela. Seconda posizione, prima avevamo Peppe D'Amato a 13 punti, ovviamente 1-1-1 a 3. Peppe D'Amato a 13 punti e Moro, e anche qui Peppe non ha brillato, anzi. Cioè, secondo me sono soldate di santa ragione. Moro di Napoli potrebbe essere un attimo una... potrebbe prendersi una bella posizione lì in alto come Mascalzino. Perché Moro di Napoli fa quarto, ricordiamo, a Milan Race, punti doppi, quindi prende 8 punti e va a 21. Ok? E Rocco invece fa 6 va a 15. E va a 15, quindi Peppe D'Amato dove sta? È ottavo. Dietro. Quindi no, secondo me i risultati... ottavo, quindi prende 16, fa 29... e invece quindi probabilmente ma guarda che c'è Luca Kozlovic fa 10, Kozlovic fa 2 e quindi va a 17 e quindi Rocco mi dici quando sono aggiornate per caso se volentieri faccio un refresh, need refresh, quindi aspettiamo un attimo, eccolo qua. Eccolo quindi qua. Rocco Fire 15, Luca Kozlovic 16 più 1 e secondo, Stefano Bonatti 20, Moro di Napoli quarto a 21, Mascalzone Sabino quinto a 24, Marcello Ita 22,96 a 25, in settima posizione Peppe D'Amato a 29, Eugenio è ottavo, lo sai già, è nono, Mascalzone 81 decimo e 11 Rafa 90, 12 Fabio Caldeo, 13 CVP Nico e 14 Piscutel. Ti ha concedo a te il piacere di dire chi viene retrocesso se hai le classifiche. Eh sì, lo dico io. Sono proprio loro, cioè sono Rafa 90, Fabio Caldeo, CVP Nico e Piscutel, mentre dalla Silver retrocede in bronze Pedrito, Ita 58, Arkencel e Nardizio. Invece parliamo anche di promozioni, dai, parliamo dalla bronze con Godo come un riccio di Lorenzo Sorrenti, Movimento 5 Nodi Carlo Sbacchi, Luca Santamaria e Ecita Elio Cavallo che vanno in silver con Fabio Colella che per una posizione non riesce a ritornare in silver, mentre tornano in gold Itra Alberto, Tommy Tamblé, SSP e credo che sia la prima per Andrea Funk in gold. Sì, credo di sì, credo di sì. Sì, ha fatto una bellissima medal race, io rosico un po' ma mi accontento, per questa settimana inizierò l'anno nuovo in silver, va bene così. Sì. E invece, ma pensa, guarda quanto è costata questa medal, sia alla Sosi che era seconda, sia a Peppe D'Amato che era secondo, insomma queste medal stanno mettendo più vittime che... stanno rivoluzionando tutto. Guarda, come nella realtà, come nella vera reale, grandi performance nelle regate di flotta, poi arrivi al momento che devi, come si dice in gergo, quagliare, e se non sei allenato fisicamente, mentalmente, tatticamente a fare una medal, lo paghi fondamentalmente, perché non è più uno contro tutti, ma è fare anche un discorso di tattica mirato su avversari specifici. È stata una bella cosa, secondo me. Sì. Sono passato solo a salutarvi. Ciao buon Luca, anno. Buon anno. Tanti auguri. Buon anno. E congratulazioni. Grazie. Ti aspettiamo e grazie di aver cambiato colore alla barca. Lo apprezziamo molto, in particolare. No, non avevo più blu. Bene. Ciao ragazzi. Buon ciao anno. Luca, buon anno. Ciao. Ok, ritorniamo su a salutare gli altri. Sì, poi dopo ci fermiamo un attimo, facciamo le classifiche. Sì, certo, certo. Ho bisogno di 10 minuti e vi raggiungo. Vai tranquillo. Nessun problema. Okay. Eccoci qua. Albi. Ciao. Comandato vabbè, Giampiero, settimo. A me Maluccio. No.
Eh beh, adesso, adesso bisogna aspettare Paolo in silver qua. Madonna mia. Meno male che non gli ho dato fastidio, vabbè. Se no chi lo sente? È stata colpa mia. Io ho qualche dubbio che non gli hai dato fastidio. No, no, no. Già, fa... solo, già solo con la presenza un po' di fastidio gli hai dato. Ma è venuto in audio prima Paolo, no? Sì, 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 ha salutato e è andato via perché doveva la figlia. Ok. E quindi comunque era un po' di corso, dai. Quello che sparisce solitamente è Rocco. Sabino, metti un più J, che sono bravo. Ma perché Rocco non ci vuole dire che ieri, secondo me, lui stava in mezzo alla strada, qualcuno giocava con il suo account, ha fatto solo una prova, secondo me, Rocco vero. Quella che ha vinto. Sincero, secondo me è uscito un zunz con tutto il coprifuoco. Vi saluto 10 secondi che chiudo la live. Cavolo. Allora tutti, buon anno a tutti. È stato un piacere avervi qua per l'ultimo evento del 2020 di questa Winter Italian Ranking List e ci ritroviamo il 6 gennaio con l'evento numero 11. Ragazzi, a tutti buona serata e buon anno. Ciao.